Hai fatto 123-138 gol, sai che ci sono le coppe in campionato italiano. Tu hai fatto quasi un gol ogni due partite. Sì, alla Juve finalmente ne ho fatti 171, perché sai che statisticamente noi attaccanti le contiamo tantissimi, no? In Serie A. Ora bisogna dire la Wikipedia. Dimmi un po', allora, mi dicevi che vuoi fare l'allenatore, no? Sì, Chris, come te provavo a dirti prima, io prima della fine della mia carriera ho fatto gestione sportiva perché sono uno da quelli che crea fortemente dove il giocatore dovrebbe intervenire di più a livello dirigente, no? Credo che sono pochi e i casi che sono arrivati, no? Una certa preparazione pensavo di avere un'idea molto più aperta su quest'idea di poter dare un contributo da un altro angolo, no? Con un'altra idea, un'altra progettazione. Evidentemente non è semplice ovunque, non solo il calcio italiano, dove i dirigenti, non lo so se dirlo, fanno poco spazio agli ex giocatori. Per quello allo stesso tempo ne ho approfittato a farmi il corso d'allenatore qui in Sud America con Conmebol e alla fine ho deciso, anche se la mia debolezza è sempre stata la gestione, di vedere altro e iniziare questa nuova avventura. Per quello mi sono preparato durante praticamente 2 anni a ricreare uno staff tecnico, a guardare tanto calcio e aspettando che ci sia una possibilità giusta per poter verificare le mie idee, la mia voglia, la mia determinazione di poter dare un contributo anche di più al calcio giocato. Ma ti chiedo, perché non sei andato in Francia allora o volevi iniziare dall'Argentina? No, perché è molto semplice. Io facendo il corso da allenatore in quel momento lì, qui in Sud America, Latino America, non ti lascia la possibilità di poter allenare in Europa. Per quello e i miei primi passi li devo svolgere qui in Sud America, per dopo successivamente, anche se ci sono stati dei cambiamenti e ci sono degli accordi tra Conmebol e UEFA. Però quello si vedrà più avanti. La cosa più importante per me è iniziare questa nuova avventura, verificando se ho non tanto dire la voglia, se ho la capacità di poter inserirmi in questo nuovo mondo. Ma inizieresti anche da un settore giovanile o vuoi subito una prima squadra? No, qui in Sud America sono più sull'idea di poter allenare una prima squadra, è quello che voglio, al di là che sia una Serie A, una Serie B, sto aspettando il momento, no? Dopo lo sappiamo tutti che tutto dipende dopo dai risultati, questa è la giusta verità. I progetti sono quelli che sono, però i risultati sono quelli che contano, per quello vorrei iniziare con una prima squadra, questa è la verità. Ora, tornando un po' all'Italia, tu segui un po' la Juventus o no? La seguo, la Juve sempre sarà una squadra molto, molto la più importante per me, sicuramente ci sono stati dei grossi cambiamenti, però rimane una Juve comunque competitiva. Una Juve che non fa le coppe, questo in un certo modo, anche se non è storicamente fatto per la Juve, conta sicuramente moltissimo. Fino adesso la Juve è protagonista, e consapevole che dovrà fare un gran campionato. Comunque tu alla Juventus sei andato nel 2000 e sei stato fino al 2010. In 10 anni hai fatto
245 partite, hai fatto 123-138 gol, sai che ci sono le coppe in campionato italiano, cioè hai fatto quasi un gol ogni due partite, robe per 10 anni. Sì, alla Juve finalmente ne ho fatti 171, perché statisticamente noi attaccanti le contiamo tantissimi, no? In Serie A. Ora bisogna dire la Wikipedia. 120. No, Bobo, lo sai che comunque io ho avuto, sempre lo dico molto spesso, al di là di la qualità di ognuno di noi, io sono arrivato in un periodo dove il campionato italiano era quello vero, quello dove almeno gli attaccanti volevano andare, conoscere un campionato dove all'Inter giocavi tu con Ronaldo, dove alla Juve c'erano Del Piero, Inzaghi, dove al Milan c'era Sheva e compagnia, Batistuta, Totti, per citare qualcuno, no? Era un campionato, il campionato più competitivo in quel momento lì. Io sono arrivato in un momento, beh, per me un po' più delicato, sicuramente sono arrivato nel 2000 dopo quel gol agli europei, allora sicuramente il popolo juventino si aspettava qualcosa in più da parte mia, e con il tempo sono stato, beh, all'altezza di questa storia juventina, no? La sei Juve stato... rimane una squadra, o la squadra, una delle squadre più importanti, dove gli attaccanti e il segno lo lasciano facendo i gol, dopo il resto conta poco. Tu sei stato uno degli attaccanti più forti del mondo. Allora, io settimana scorsa ho fatto un'intervista, no? Per la radio TV di Serie A, no? Con RDS, ho fatto questa intervista di un'oretta e dicevo, ho detto che ora che vedo Totti, no? Andiamo a giocare a padel, no? Con Totti, con tanti ex calciatori, sì, no? Dicevo, ora, perché quando giochi certe cose non ti rendi conto, quello che stai facendo o quello che fai, no? O con chi giochi, contro chi giochi, no? Ho detto, dopo 20 anni, quando io vado a vedere questi nomi, dico, cazzo, ma questi erano dei fenomeni veri, dei giocatori veri, cioè dei campioni, cioè ti rendi conto, dopo 20 anni, quanto erano forti questi giocatori, no? Quindi io dico te, dico Del Piero, dico, non so, Inzaghi, Battistuta, come hai detto tu prima, no? Totti, Ronaldo, Shevchenko, Kakà, c'erano tutti questi giocatori che te ne rendi conto dopo 20 anni, perché tu che fai un gol ogni due partite, ma chi li fa questi gol? Capisci? Ora nel calcio di oggi sì, ma perché è diverso il calcio di oggi, ma prima, che tu sai, quando a me mi dicono è dura fare gol in Serie A, io dicevo sempre, io se oggi tiro due volte in porta sono contento. Non se faccio due gol, se calcio due volte in porta sono contento, perché prima era difficilissimo far gol, era quasi impossibile, perché era un calcio più a non prendere che a fare, no? Era questo il nostro calcio. E leggo qua che tu hai fatto un gol ogni due partite, ma la gente non sa quanto è difficile fare un gol ogni due partite. È estremamente difficile. Quindi quando io vedo tutti voi dopo 20 anni che ci rivediamo lì, capisco, dico, cazzo, questi erano giocatori forti forti forti, erano dei fuori classe, ma i campioni veri, campioni veri. Perché tu sai, David, dopo 10 anni per fare un gol dovevi impazzire, ragazzi, 90 minuti tutte le partite, era difficile. Quindi quando io vedo tutti voi, cazzo, ragazzi, è una gioia incredibile, e penso che generazione, no? Generazione di fenomeni che io non li vedo oggi, non li vedo, perché come dicevi tu, ogni squadra aveva, figa, la Roma c'aveva Battistuta e poi Totti e Montella, no? Poi quando Battistuta era a Firenze con Rui Costa, figa, ma c'erano Del Piero per 10 anni, cioè degli attaccanti che io non li vedo in giro ora, Shevchenko, poi Pippo, poi Kakà, una roba. Poi a Parma c'erano dei giocatori, a Parma, no? La Parma doveva vincere lo scudetto tutti gli anni,
la Fiorentina idem, cioè eravamo in sette per vincere uno scudetto, erano delle battaglie fino all'ultima domenica, no? Cosa ne pensi tu? Beh, alla fine, se ci pensi, Cristian, è stata la nostra fortuna finalmente, no? Di poter aver disputato di questi campionati dove quando ti ritrovavi la domenica, perché qui no, fino adesso abbiamo parlato degli attaccanti, però contro di noi ti trovavi Maldini, Nesta, Mialovic, Couto, Cannavaro, Thuram, no? Era qualcosina anche da divertente, no? Allo stesso tempo. È vero che comunque il calcio è cambiato, dopo è tutto da discutere sia bene o male, però c'è una verità che questi campionati dagli anni 90-2000 in Italia era il campionato più competitivo, dove noi come attaccanti eravamo costruiti per segnare, per essere determinanti, no? Non tanto a livello squadra, sino come attaccanti la proprietà o presidente che ti comprava, era molto semplice il discorso: tu mi devi fare gol e dobbiamo vincere il campionato, no? Perché tutti eravamo più o meno allo stesso livello. E lì anche dove diventi più forte mentalmente, moralmente, perché comunque vuoi diventare un giocatore a questi livelli, no? E io mi ricordo benissimo come quando ho avuto la fortuna di poter arrivare ai miei 100 gol in Italia, il primo pensiero che mi è venuto: adesso faccio parte di questo gruppetto importante come te, come Batistuta, come Totti al suo momento, come Chiesa, Crespo. Beh, giocatori che per me sono stati, al di là del lato emblematico, come immagine, come professionalità, come pensiero, da dirmi: ho la possibilità di giocare contro questi grandissimi campioni. Allora, gli allenamenti, la determinazione, la mentalità era tutto in crescita, perché gli obiettivi erano molto molto chiari. Per quello io dico, ho avuto questa fortuna di poter sicuramente, la prima, poter aver giocato alla Juve e aver dimostrato la mia qualità, però credo molto molto forte anche alla possibilità di aver giocato contro tutti questi e con tutti questi grandissimi campioni, dove il livello era alto e dove bisognava lavorare continuamente per essere il più forte. Dopo c'è il lato competitivo che era anche molto interessante, perché comunque il bello del calcio è anche quello. Io ho avuto questa possibilità, questa fortuna, l'ho sfruttata al massimo e tutto quanto mi ha dato la possibilità di rimanere 10 anni comunque alla Juve, una squadra importante, una squadra storica, dove ho avuto la fortuna, tanto come straniero come anche a livello gruppale, di fare storia. E dopo, quando muori o quando smetti o quando vai via, te ne rendi conto che comunque hai lasciato un segno importante, e dopo il pubblico, la gente, il tifoso te lo riconosce. Questo è il pensiero emotivo. Sono d'accordo con te. Allora, prima di lasciarti andare, perché si sente un po' così, tra qualche settimana dopo anno nuovo devi tornare, facciamo le prove il giorno prima. Devo tornare più armato, tornerò più armato. Ti faccio una domanda, poi ti lascio andare. Cosa pensi della Francia? Cioè, è uno squadrone della Madonna, no? Chris, come lui, penso che siamo tutti d'accordo, la partita sbagliata dalla Francia è stato contro l'Argentina in finale, no? Al di là di tutto, la Francia è una squadra competitiva che ormai viene da, direi, prima della Russia e successivamente fino adesso, no? Individualmente e collettivamente. La Francia è una squadra completa, difensivamente, offensivamente, statisticamente, una squadra molto competitiva che in un momento determinato ha sbagliato una partita al quale l'Argentina ha vinto il mondiale. Adesso io credo che continua, sta dando ancora continuità a tutto il lavoro fatto, perché comunque una squadra super,
Ebbene, ogni volta quando sbagli una partita di questo tipo, ti aiuta a migliorare e sapere che per vincere bisogna dare qualcosina in più. Però questo è molto chiaro, la nazionale francese, credo. Al di là che io credo che a livello qualificativo, no? Non lo so se è un parametro valido, no? Perché una delle ultime hanno vinto 14-0 contro. Con tutto il rispetto contro Gibraltar, però io credo che è una squadra che comunque sa dove arrivare, ha tutto per arrivare fino in fondo. Adesso avrà una prova interessante che saranno gli europei, perché successivamente i prossimi mondiali vorranno essere protagonisti. Sono d'accordo, io penso che la Francia, questi europei e i prossimi mondiali vanno, cioè sono la squadra da battere secondo me. Poi come dici tu, hanno vinto in Russia, in Qatar hanno perso una partita, la finale, quindi si sono presentati in finale, quindi c'hai ragione te, squadra super super squadra. Trezeguet, David Trezeguet, ti voglio tanto bene. Ci Cristian, vediamo anno grazie nuovo. e ci vediamo E prestissimo. facciamo Un le abbraccio prove, enorme. David. Facciamo le prove prima, mi dovete chiamare prima, così facciamo bene le prove. Va bene, amico mio, un grande abbraccio.